Un ulivo per un sogno è l'iniziativa organizzata dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Sauro Enrico Pascoli di Secondigliano per ricordare le vittime innocenti della criminalità. Annalisa Durante, Antonio Landieri, Attilio Romanò, Dario Schirillo, Silvia Ruotolo, 5 esempi di lotta all'illegalità, sempre vivi nelle testimonianze e nell'impegno dei familiari e di quanti si battono per combattere la violenza. Se la scuola rappresenta questo presidio di legalità, rappresenta un punto di riferimento per dare delle alternative, per dare delle opportunità diverse rispetto ai comportamenti devianti, fa in pieno il proprio ruolo e la sua missione, che è ben altro dall'apprendimento che viene fatto quotidianamente, che serve per crescere attraverso la cultura, attraverso una crescita personale e civile, ma deve dare anche tante occasioni di opportunità e, come dico io, di aprire una finestra sul mondo, e queste occasioni certamente sono un'esperienza per loro che sono coscienze in costruzione irripetibile. L'evento è promosso in occasione dell'anniversario della morte di Annalisa Durante e rientra nelle attività della Giornata Nazionale in ricordo delle vittime delle mafie, celebrata lo scorso 21 marzo. Alla presenza degli assessori ai giovani e all'istruzione Alessandra Clemente e Anna Maria Palmieri, gli studenti hanno piantumato 5 alberi di ulivo nei giardini della scuola in ricordo delle 5 vittime innocenti della criminalità. La legalità non è una parola vuota, non è una retorica, ma è fatta di gesti quotidiani, e quindi il gesto simbolico anche di piantumare un albero in questo momento si arricchisce della memoria e del ricordo di chi purtroppo a causa della delinquenza, a causa di una camorra che continua, diciamo, in certi territori in modo particolare ad esercitare il suo potere, ha perso la vita. Però i ragazzi di qui devono avere un destino diverso. I quartieri della città devono essere uniti, e quindi oggi, in occasione del drammatico episodio che ha tolto la vita camorristico ad Annalisa Durante, quindi una ragazza meravigliosa di Forcella, è bello essere qui a Secondigliano, e lo abbiamo fatto in un momento cittadino dedicato al ricordo di tutte le vittime innocenti, un ricordo che diventa memoria e che è un progetto per il presente, affinché non accada più ad altri ciò che è accaduto a tante famiglie della città, la famiglia Durante, la famiglia Ruto. Oggi ho avuto modo di portare ai ragazzi la testimonianza diretta di quel giorno dell'11 giugno, ma anche la famiglia Landieri, la famiglia Schirillo, un impegno quindi tra napoletani, tra concittadini, tra coloro i quali amano questa terra, e soprattutto il grande potenziamento di tutto ciò che è un sistema pubblico dedicato all'infanzia e all'adolescenza, perché oltre alla memoria e gli arresti delle manette di chi compie una vita criminale, noi dobbiamo arrestare l'assenza di opportunità, e lo facciamo in modo consapevole, è importante, determinato con il sindaco Luigi De Magistris, attraverso la filiera dell'educazione, attraverso gli strumenti ai giovani e soprattutto attraverso un vero e proprio impegno culturale che è veramente determinante e decisivo su queste tematiche.